oggi facciamo una meditazione un po' particolare perché riguarda la liberazione dall'intelligenza artificiale, che chiamerò AI, Artificial Intelligence, cioè riguarda liberare l'anima, il corpo, dalla nanotecnologia e da altre tecnologie che potrebbero essere in corso e di cui io non so il nome. La ragione di questa meditazione è perché abbiamo visto su certi pazienti che quando li si invita al comando rilascia l'intelligenza artificiale, molte cose vengono fuori e il paziente si sente veramente liberato. Quindi, se sei una persona sensibile e sei stato o sei stata colpita dall'intelligenza artificiale, beneficerai di questa meditazione. Come già sai, la meditazione funziona così. Prima di cose bisogna rilassarsi. Dovresti avere uno spazio dove rilassarti. Puoi farlo su una sedia, su una poltrona, oppure puoi anche semplicemente distirarti nel tuo letto. Se decidi di sederti, va benissimo, farei una meditazione forse un po' più avanzata. Per piacere, lascia lo schienale libero, cioè libero di fluttuare. Non appoggiare la schiena allo schienale. Più alta è la tua vibrazione, migliore sarà questa meditazione, così anche lì è importante l'intento. Più tu hai intenzione di rilasciare l'intelligenza artificiale, più funzionerà questa meditazione per te. Quando io dico Amen, tu ripeti Amen nella tua testa e osserva come il tuo corpo e il tuo respiro cambiano e l'energia dentro di te cambia. Quindi adesso, per piacere, chiudi gli occhi, mettiti comodo, chiudi gli occhi e cominci a respirare. Si respira per il naso, per piacere tieni la bocca chiusa e respira profondamente per il naso, inalando e esalando. Faccio un esempio. Il respiro idealmente deve essere bello profondo, tanto che puoi sentire l'aria che esce dal tuo naso. Faccio un esempio. Va bene? Forse io sono già un po' allenata, ma questa è l'idea. Allora, chiudi gli occhi. Io chiedo all'Arcangelo Michele per la sua guida e la sua protezione adesso. Amen. Qualsiasi cosa accada qui e che si manifesti come risultato di questa meditazione guidata, io chiedo che sia per il bene superiore e in divina armonia con tutta la benevolenza possibile e i risultati più benevoli. Adesso immagina, respirando sempre, che i tuoi piedi e la tua spina dorsale mettono giù delle radici e si connettono fino a giù alla madre terra, sempre più giù, sempre più giù, sempre più giù, fin quando si connettono proprio con il cuore della madre terra. Vai sempre più giù e più giù e sorridi per piacere perché sei in presenza della madre terra che ti vuole molto bene. Ad ogni respiro vai sempre più giù fino a quando veramente raggiungi il cuore della madre terra. A quel punto cominci a sentire la sua energia che entra dentro di te. Ad ogni inalazione, l'energia della terra viene su per le radici fino al tuo cuore. E ad ogni esalazione, cioè il respiro che esce, i pesi che stanno nel tuo cuore, o qualsiasi cosa, anche l'amore va benissimo, anzi, e mandala alla madre terra, in modo tale da fare un circolo energetico tra te e la madre terra. Adesso
poni la lingua sul palato e tienila lì. E immagina di respirare con la parte superiore della tua testa e connettiti con la Via Lattea. La tua testa quindi si connette con il centro della Via Lattea. Il tuo respiro dentro e poi fuori. Porta l'amore della Via Lattea fino a te. Adesso ti senti più leggero o leggera e porti l'amore della Madre Terra e della Galassia dentro di te. Ad ogni ispirazione entra l'amore della Madre Terra e l'amore della Galassia e da ogni volta che espiri rimandi a loro. Va bene? Oh, ci si sente meglio, vero? Più espiri e più cominci a connetterti con la tua essenza divina. E ciò accade adesso. Nel nome dell'essere divino che io sono, io do il benvenuto e apro la porta al mio sé superiore, al Cristo stesso, alla presenza pura della fonte più pura. Per piacere fatemi sapere. Amen. Respira sempre e probabilmente ti senti già più leggero. Il tuo respiro potrebbe aver cambiato, ti senti più leggero e senti la presenza di chi abbiamo chiamato. Respira, porta dentro a te questa meravigliosa energia, falla crescere, falla accelerare, falla espandere in ogni parte del tuo corpo. Oh, questo sì è piacevole! Porta ancora, sempre attraverso il respiro, fai entrare sempre di più di questa bellissima energia e approfitta di purificare il tuo corpo e amplificare la luce nel tuo corpo. Adesso io chiamo la squadra divina, gli angeli, gli arcangeli, i maestri ascesi, la famiglia stellare benevolente e la guida degli ordini superiori della vita. Adesso. Amen. E adesso puoi sentire anche questa meravigliosa presenza che sta entrando. Forse addirittura li vedi. In qualsiasi modo, questo è meraviglioso. Io sono un essere sovrano. E considero che ogni intelligenza artificiale che è stata posta nel mio corpo come mia proprietà deve rispondere a me e al mio sé superiore ad ogni comando. Io comando che qualsiasi intelligenza artificiale nel mio corpo, DNA, aura o copia di qualsiasi tipo, che non sono totalmente allineati con il mio proposito più alto o il bene in questa incarnazione, siano rimossi o terminati esattamente adesso. Questo deve accadere in un modo che è per il bene superiore, in divina armonia e con il risultato più benevolo possibile. Qualsiasi contratto, debito o promessa che ha permesso la loro presenza è cancellato adesso, perché sono basati sull'inganno, trucco, colpa, ricatto e altri metodi che violano il mio libero arbitrio. Che così sia. Io sono un essere sovrano e considero che ogni intelligenza artificiale che è stata posta nel mio corpo
come mia proprietà, deve rispondere a me e al mio sé superiore, ad ogni comando. Io comando che qualsiasi intelligenza artificiale nel mio corpo, DNA, aura o copia di qualsiasi tipo, che non sono totalmente allineati con il mio proposito più alto o il bene in questa incarnazione, siano rimossi o terminati esattamente adesso. Questo deve accadere in un modo che è per il bene superiore, in divina armonia e con il risultato più benevolo possibile. Qualsiasi contratto, debito o promessa che ha permesso la loro presenza è cancellato adesso, perché sono basati sull'inganno, trucco, colpa, ricatto e altri metodi che violano il mio libero arbitrio. Che sia così come io dico. Amen.